Mio pensiero va ancora alle popolazioni di Bosnia, Erzegovina e Serbia, duramente colpite da allagamenti e inondazioni, con perdita di vite umane, numerosi sfollati e ingenti danni. Purtroppo la situazione si è aggravata, pertanto vi invito a unirvi alla mia preghiera per le vittime e per tutte le persone provate da questa calamità. Non manchi a questi nostri fratelli la nostra solidarietà e il sostegno concreto della comunità internazionale.